E quindi benvenuti a questo cerchio sciamanico. Ciao a tutti quanti, mi fa molto molto piacere ritrovarvi e ritrovarci per celebrare appunto questa data, questo giorno, questi giorni, diciamo così, di inizio nuova stagione. E quindi una nuova stagione, nuovo ciclo. E gli sciamani ovviamente sanno che si rinnovano sempre, ci rinnoviamo sempre e ogni opportunità, ogni occasione. C'è qualcuno che non sente la mia voce, ma credo che mi sentiate tutti. Fatemi un cenno chi mi sente. Sì, perfetto. Dicevo, è un momento di cambiamento, è un momento come praticanti sciamanici cogliamo sempre delle opportunità delle cose nuove, per il cambiamento, e quindi accogliamo anche questo giorno, questi giorni, diciamo, di cambio stagione, di un nuovo ciclo, proprio come opportunità di cambiamento e di rinnovamento. E questo lo possiamo fare periodicamente negli equinozi, di primavera e di autunno, e anche nei solstizi d'estate e d'inverno. Quindi è un continuo rinnovarsi, non rimanere mai fermi o bloccati nelle situazioni. E questo è il grande insegnamento che possiamo trarre anche nell'onorare questi giorni. No, onorare. Se non sentite, aspettate, vediamo se riesco adesso. L'Anna, se rientrata. Ecco, adesso c'è Anna che magari si prende cura di chi non sente. Chi non sente deve rientrare. Guarda te, Anna. Grazie. E, dicevo. Scusate, ma ovviamente quando si comincia c'è sempre qualche cosa da. Ci vuole sempre un po' di partenza, ecco, di ripartire. Ecco, dicevo che appunto il calendario ci aiuta per questo, ma il calendario ci anche. Sì. Anna, sei co-host adesso. Dicevo, il calendario ci aiuta anche a comprendere che il tempo non è lineare, ma è ciclico. E quindi vuol dire che abbiamo sempre l'opportunità di rinnovarci, abbiamo sempre l'opportunità di ripulire, di lasciare il passato e cominciare qualche cosa di nuovo. E questa è una stagione bellissima, almeno per noi che viviamo in questo emisfero del nord, è la stagione di rinascita, quando, diciamo, si risveglia tutta la natura, si risvegliano gli alberi, si risvegliano, le piante, si risvegliano gli uccelli, cominciano le migrazioni, si risvegliano le acque, dovrebbero cominciare le piogge. Ma comunque c'è il vento, se è bellissimo il vento di questi giorni, è proprio un vento di rinnovamento. È stato un vento, almeno qui dove sono io, insomma, c'è stato un vento molto bello, molto forte, che dà proprio una spinta, letteralmente, anche a un cambiamento, a un rinnovamento. Però prima di iniziare il lavoro vero e proprio, se potete, se avete la possibilità, potete accendere una candela o bruciare un incenso, in modo da definire, diciamo, che lo spazio in cui siete. Io ho la mia candela già accesa, è uno spazio sacro e anche virtualmente. E questo spazio, questo cerchio che stiamo formando è un cerchio sacro, e quindi è importante riconoscere questo, è importante riconoscere
il momento, la sacralità del momento e la sacralità dello spazio, e a maggior ragione accendendo un incenso o una candela, diamo così una sacralità a buona parte dell'Italia. E quindi allarghiamo, il nostro cerchio è sempre molto grande quando lo facciamo online. E accendendo la candela, appunto, riconosciamo la presenza dei nostri alleati, animali di potere, maestri, la presenza degli elementi che abbiamo già citato, della terra, dell'acqua, dell'aria, del fuoco, le direzioni e tutti gli spiriti degli antenati che si sono rinnovati e hanno onorato sempre queste ciclicità e ci hanno insegnato a onorare queste ciclicità, questi periodi di cambiamento del ciclo solare. E quindi uniamo le nostre mani con compassione, con amore, affinché tutti noi abbiamo la forza di affrontare le cose nuove della vita e soprattutto affrontare questo momento un po' particolare che stiamo vivendo, e forse non è solo un momento, ma è più di un momento, però viviamo al presente, non dobbiamo preoccuparci per il futuro, ma dobbiamo preoccuparci di essere qui adesso e vivere momento per momento la nostra vita. E quindi questo cerchio ci ricorda anche questo. E anche questa unione virtuale delle mani ci aiuta, che ci dice, che ci ricorda di essere presenti, di stare nel qui ed ora. E quindi benvenuti a tutti e cominciamo per questa serata. Questa serata sarà suddivisa in due parti. Una parte in cui faremo un viaggio sciamanico di connessione con la natura. Quindi, e questa è la parte, diciamo, di riconoscimento che abbiamo con tutti i nostri fratelli e sorelle che sono fuori dalle nostre mura, quindi fratelli e sorelle ovviamente del genere umano, ma anche del genere animale, e tutti gli animali che vivono su questa terra, del genere vegetale, le piante, gli alberi, i funghi, tutte, diciamo, gli esseri che vivono dalla terra, e il regno minerale, le montagne, le rocce, le pietre, i cristalli, le acque, l'aria, tutto quello che, diciamo, ci circonda. E come praticanti sciamani, riconosciamo che sono tutti esseri viventi e che noi siamo connessi con loro. E quindi è importante che coinvolgiamo in questo cerchio anche tutti i regni che abitano il nostro pianeta Terra. E non solo il pianeta Terra, ma includiamo anche il sole, gli altri pianeti e le stelle, che sono così belle questa sera. Almeno qui c'è una serata molto limpida e le stelle sono molto, molto visibili. Siamo tutti connessi, siamo connessi in questo cerchio e siamo connessi nel cerchio della vita. E lo scopo del viaggio di questa sera è proprio sperimentare, vivere il fatto che siamo connessi, che possiamo essere connessi, ad esempio, con un albero, possiamo essere connessi con una roccia, possiamo essere connessi con un fiume, con un torrente, possiamo essere connessi con una nuvola, possiamo essere connessi con una stella. Tutto è vivo, tutto appartiene alla vita, non siamo solo noi. In esclusiva, non abbiamo l'esclusiva della vita, ma anzi siamo qui proprio per condividere con gli altri e soprattutto vivere insieme in armonia
con gli altri esseri che popolano questo pianeta. E quindi non siamo i padroni di questo pianeta, ma siamo degli ospiti, né più né meno che gli alberi, né più né meno che le montagne, i fiumi, i mari e così via. Quindi il viaggio che vi propongo questa sera è proprio quello di connetterci con un elemento naturale, con un essere della natura, più che un elemento naturale, con un essere della natura. Questa è la prima parte. Poi sperimenteremo una cerimonia collettiva, come nella tradizione qui da noi periodicamente, sia per gli equinozi che per i solstizi, si facevano le cerimonie del fuoco dal vivo. Ovviamente adesso è fuori legge, però noi superiamo e ci adattiamo, diciamo così, alla situazione e faremo una cerimonia del fuoco con un calderone di luce virtuale. E quindi anche questo è un esperimento che vorrei condividere con voi questa sera, ispirato al lavoro di Sandra Ingerman e ispirato anche alla cerimonia che lei ha registrato e chi magari ha letto le notizie di trasmutazione di marzo, magari avrà saputo di questa cosa e magari l'ha anche vista. Ecco. E noi però la viviamo e la facciamo e la viviamo, diciamo così, in prima persona, in maniera attiva. E questo è il bello anche di essere in uno spazio virtuale, in diretta, come è quello di Zoom, che riconosciamo anche. Diciamo, come dire, siamo riconoscenti e siamo grati anche a queste tecnologie che ci permettono di stare insieme, di essere insieme, anche se ci sono le distanze che diciamo, che ci separano fisicamente, ma con il cuore siamo tutti insieme. E quindi, come siamo noi insieme, siamo insieme anche col cerchio della vita. Ok, allora, siccome è molto più importante sperimentare che parlare, vi spiego un po' per chi magari è la prima volta o comunque chi non ha mai fatto un'esperienza di viaggiare nella natura, come fare il viaggio nella natura. Intanto, giusto per inquadrare cosmologicamente il viaggio, diciamo che da un punto di vista sciamanico, la visione cosmica è che ci sono i mondi di sopra, i mondi di sotto e il mondo in cui viviamo noi, che è il mondo di mezzo. È possibile viaggiare con la propria coscienza nei mondi di sopra e nei mondi di sotto, come molti di voi avranno magari sperimentato attraverso il seminario di base o altre esperienze, ma è possibile viaggiare anche nel mondo di mezzo. E il modo però più sicuro di viaggiare nel mondo di mezzo è, prima di tutto, avere una meta, ok? Secondo, andare in luoghi dove, diciamo, esistono esseri compassionevoli. E questi luoghi prevalentemente da un punto di vista sciamanico, per i praticanti sciamanici, sono i luoghi della natura. Quindi con la nostra coscienza andremo in un luogo della natura. E deciderete voi quale può essere questo luogo della natura. Io vi propongo di andare a incontrare con la vostra coscienza, ripeto, un essere, diciamo, che può essere un albero, può essere una pianta o può essere anche un pezzo di terra, perché questo proprio per sperimentare, per vivere la sensazione, cosa provano questi esseri in questa stagione, che è la stagione del risveglio, quando la linfa negli alberi si comincia a muovere in maniera più forte, quando i semi cominciano a schiudersi, quando si sente il calore dei raggi del sole, quando si sente la pioggia cadere, quando il vento comincia a spirare e muovere
e muovere, diciamo, tutti i residui dell'inverno sul terreno, quindi il vento che accarezza il terreno. Quindi scegliamo prima, quello che vi propongo è scegliere prima dove andare, e ripeto, non luoghi artificiali, ma luoghi della natura, e scegliete adesso, prima di iniziare il viaggio, magari avete un albero di riferimento. Avete uno spazio che conoscete, diciamo di un terreno naturale, possibilmente naturale, che conoscete. Avete magari anche un torrente, un fiume che conoscete, però piuttosto magari anche un fiore che avete visto. Adesso cominciano, è da un po', insomma, da qualche settimana che le colline sono piene di fiori, di fiorellini piccoli, magari anche nei prati che avete frequentato, avete visto dei fiori, potete anche andare da un fiore, quindi un fiore, un albero, un pezzo di terreno piccolino, potete quindi anche fondervi con il terreno. Ecco, adesso ho già introdotto un altro termine che è fondervi. Quindi decidete prima di iniziare il viaggio dove andare e con chi incontrare, quale essere della natura, e ripeto, meglio un albero, le cose più semplici, soprattutto per chi è la prima volta, un albero che conoscete, oppure una pianta o un fiore che avete visto. E chiedete il permesso di fondervi. Cosa vuol dire fondersi? Vuol dire essere uno con questo essere, con questo, diciamo, sì, con la pianta, con l'albero, diventare uno e quindi cominciare a percepire come percepisce questo essere. Quindi, se è un albero, cosa percepisce l'albero adesso? Come sia una percezione esterna che una propria percezione. Quindi, come sente l'esterno, la natura che si sta risvegliando, i primi raggi del sole della primavera, e come si sente dentro, quali cambiamenti sta avvenendo dentro di lui o di lei, nell'albero, nella pianta. Ok? Quindi, è proprio tipicamente sciamanico spostare, essere in grado di spostare la coscienza verso un altro essere vivente. Può essere anche in genere, insomma, gli sciamani possono fondersi con anche gli animali selvatici per conoscerne le loro proprietà, oppure per condividere con loro il loro potere o per situazioni particolari. Ma questa volta quello che vi propongo è di, diciamo, la scelta più facile che vi propongo è di scegliere un essere vegetale, un essere vivente vegetale, e chiedere prima il permesso e poi intendere di fondervi, di diventare uno, e quindi cosa percepisce dall'esterno e dal proprio interno. Se pensate un seme, perché un seme germoglia, ok? E quindi capire, ad esempio, il momento del germoglio, che cosa succede, chi è che gli dà il comando al seme di germogliare, com'è la fisiologia, cosa succede. Quindi è proprio questo viaggio può diventare una fonte anche di conoscenza di questo essere della natura e comunque una diciamo consapevolezza che siamo tutti connessi, che loro sono vivi come siamo vivi noi e che quindi questo ci aiuta a cominciare ad avere rispetto per la natura, rispetto per tutti gli elementi della natura, non solo gli animali, ma anche i vegetali, ma anche e soprattutto
il regno, diciamo, minerale, quindi come trattiamo la nostra terra, quanto la terra, come dire, è curata, è alimentata dai cicli della natura e quanto invece viene spogliata, per esempio, dallo sfruttamento di noi uomini per la nostra sostenibilità. Quindi questa è una comprensione che non viene però dalla testa, non viene dalle letture, non viene dagli articoli, non viene neanche da me, ma è una comprensione che avrete da questi esseri con cui deciderete di fondervi e l'avrete molto di più a livello di cuore, quindi non a livello intellettuale, ma a livello di cuore. Come la percezione la scoprirete voi, potreste sentire di più, che ne so, avere maggiori visioni, quindi una percezione visiva dell'albero, della pianta, può essere una percezione anche telepatica di informazioni che questo essere vi trasmette da cuore a cuore, può essere corporea, fisica, quindi come reazione fisica, perché in quel momento lì voi siete l'albero, siete la pianta, e quindi comprendere anche come, diciamo che in quel momento lì la vostra fisiologia è la fisiologia della pianta. Quindi dovete stare con tutti, diciamo, i sensi in allerta, con tutti i sensi, tutti gli extrasensi, scusate, aperti, ecco, con tutti gli extrasensi aperti. Ok? Allora, sarete facilitati dal suono del tamburo, ci sarà un suono del tamburo di sottofondo che vi aiuterà a entrare in uno stato, diciamo, espanso di coscienza, uno stato, Michael Arner lo chiama alterato di coscienza, ma a me piace di più appunto come uno stato super vigile di coscienza. Però nello stesso momento non è una vigilanza, diciamo, di controllo, ma una vigilanza di abbandono e di, come dire, di recettività di tutto quello che la pianta o l'albero vi donerà in quel momento lì. E quindi è una recettività di apertura, quindi di ricevere veramente, di ricevere veramente. E credo che questa possa essere una grande esperienza, che possa essere, per magari per chi l'ha già fatto questo tipo di esperienza, può scegliere qualche altro albero, qualche altro pianta, oppure può scegliere una zolla del terreno, di un terreno che conoscete, oppure cambiare area, quindi qualche pianta di qualche luogo particolare della natura, però mi raccomando che conoscete. Sì, è importante trarre la saggezza, diciamo, da luoghi naturali, almeno per questa sera, in modo da connetterci connetterci con gli aspetti più puri, più divini, dell'energia vitale che popola tutta la Terra, il nostro pianeta. Ok? E quindi è un viaggio di terra, in qualche modo. Ecco, Giuliana mi chiede, con l'animale di potere o senza? Non è necessario avere l'animale di potere. Ok? Potete immaginare semplicemente di uscire dalla porta. Se volete sentirvi un po' più sicuri, potete anche chiamare il vostro animale di potere. Però, ripeto, se voi avete l'intenzione di connettervi esclusivamente con un essere della natura, sapete dove andare, avete già scelto prima di iniziare il viaggio con quale pianta, con quale albero connettervi, non c'è nessun problema. La vostra intenzione vi conduce direttamente da quell'essere. Quindi non è necessario, ma potete, diciamo, anche chiamarlo, che
che in qualche modo vi segua, però siete voi che fate questo viaggio. E siete voi che scegliete l'albero, siete voi che chiedete all'albero di fondervi o alla pianta di fondervi con voi. E dicevo, potete immaginare anche di uscire dalla porta di casa o dalla finestra, come vi è comodo, e in un attimo siete già nel luogo che avete deciso e siete arrivati in un attimo a destinazione. Se ci sono altre domande, volentieri. Potete anche mandarle in chat, oppure potete alzare la mano. Per alzare la mano, non ve l'ho detto, potete andare in reazione e lì c'è alza la mano. Quindi scusate se non ve l'ho detto prima. E quindi è importante anche l'interattività, insomma, sicuramente non vi ho dato, per qualcuno non ci sono tutte le informazioni, insomma. Dobbiamo sdraiarci, ecco. Sì, se volete sdraiarvi, vi potete sdraiare, oppure potete anche stare comodi seduti su una poltrona, insomma. Se volete coprirvi gli occhi, copritevi gli occhi, tanto non è che dovete andare da nessuna parte fisicamente, e quindi mettetevi in una posizione comoda, rilassata. Vi consiglio di avere delle cuffie, anche perché è sera e non vorrei mai, insomma, che i vicini vi battessero sul muro. Quindi voi credete che sia il tamburo, invece è il vicino che vi batte sul muro, insomma. Quindi se avete un paio di cuffie, o comunque se mettete comunque un volume che vi possa entrare, ecco. Ok? Se avete altre domande, aspetta che guardo qua. Ok, no. Se comunque mandatemi in chat adesso, se siamo pronti, possiamo iniziare il nostro viaggio. Allora mettetevi comodi, ripeto ancora una volta, l'intenzione è quella di fare una fusione con un essere della natura, che vi consiglio per questa stagione è un albero o una pianta o un seme, magari che avete già piantato. Chi ha l'orto magari ha piantato qualche seme, adesso sa che sta uscendo. Io ho dei piselli che stanno uscendo, la fava che sta uscendo, quindi ci sono, diciamo, quello che ho piantato adesso è poca cosa, però questo è il momento. Ok, mettetevi comodi. Sarà un viaggio che durerà all'incirca una quindicina di minuti. Ponete bene la vostra intenzione. E quindi prima scegliete la destinazione e poi ponete l'intenzione di fondervi con questo essere della natura. E fondendovi magari conoscerete il suo aspetto spirituale anche, non solo quello, diciamo, fisico, ma anche il suo aspetto spirituale. E quindi magari potreste anche interagire spiritualmente con l'essere. Fate qualche respiro, sistematevi un po' di tempo per sistemarvi. Ci sarà il richiamo quando sentirete i sette colpi quattro volte, significa che è il richiamo, e quando sentirete il primo richiamo salutate la pianta, chiedetegli anche di potervi distaccare liberamente da lei o da lui, e ritornate nella stanza. E quindi ci sarà poi un minuto e mezzo di un battito ancora più veloce del tamburo che vi dice di fare il percorso inverso, di ritornare dove siete adesso. Ok?
Controllate magari adesso, prima di iniziare il viaggio, controllate anche il vostro volume, quindi lascio magari un mezzo minuto in più perché possiate controllare il vostro volume, prendetevi il vostro tempo, qualche respiro e poi iniziate il viaggio. E fate buon viaggio.